Sono sempre qui in casa Mirafon. Vi presento due strumenti che all'apparenza sono abbastanza simili tra loro. In realtà lo sono perché uno nasce dall'evoluzione di quello precedente. Qui nelle mani ho la Hagen modello 497 e qui alla mia sinistra, argentata, ho la Siegfried, il modello 6 quarti in si bemolle che ho creato con la ditta Mirafon. Questo modello è nato quasi per caso, nel senso che la ditta trovò nella cantina una campana gigante, campana diametro 50 di questa tuba, che chissà da quant'era che era lì. A quel punto hanno deciso, perché non proviamo a costruire uno strumento basato su quella campana? E ne è nato questo strumento con questo sviluppo incredibile. Cioè, vedete quanto è alto? Cioè, praticamente arriva fino al bordo della campana. Lo strumento in sé non è molto alto, perché è un metro in totale, però, come dicono in Spagna, è gordo, è grasso proprio. Io a quei tempi suonavo Isbrunner, il Kaiser Tuba, il modello quello storico dell'Isbrunner, 5 quarti, campana lunga e tutto, ed ero affascinato dal suono dell'Isbrunner. Quando ho provato per la prima volta quel primo prototipo, che ancora non aveva nemmeno le pompe, cioè era proprio veramente solo esclusivamente lo strumento nudo e crudo, ho riscontrato una qualità di suono molto molto simile all'Isbrunner, solo con una larghezza di suono incredibile. La mia intenzione è stata quella di cercare abbinare le caratteristiche tecniche del suono dell'Isbrunner, ma più largo, con un suono che fosse molto più organo, che coprisse interamente la sezione, ma allo stesso tempo che avesse quella facilità di suono più, diciamo, tipica della tuba in do, essendo più corta e molto più semplice. E in questo caso avevo come rapporto di paragone la 1293 della Mirafon, la tuba in do, una delle più riuscite in assoluto, sono della casa Mirafon. L'unione di questa combinazione di ricerca tra la mia vecchia Isbrunner e la tuba in do poi ha generato questo suono e questa uguaglianza. Da questo modello, il collega Dirk Hirte ha voluto creare una versione leggermente con la campana più piccola, campana 48, senza il quinto, perché nella tradizione tedesca, cioè la tuba in si bemolle, deve essere a 4 e basta, ed è nato questo modello, il 497, che vedete? E più leggera rispetto alla mia. Questo più leggero a livello di suono. Il suono comunque rimane molto scuro, perché gli strumenti più leggeri di lastra danno una particolarità, danno l'uguaglianza del suono e danno la scurezza al suono. Strumenti, alla fine c'è solo l'imbarazzo della scelta. Basta venire qui a Mirafon, nel sembra il paese dei balocchi delle tube, il paradiso delle tube lo chiamo io, e avrete tutta la possibilità di provare tutti gli strumenti e trovare
se ne sono sicuro, lo strumento giusto per voi. È un mio consiglio, fatevi un giro, venite a Bad Kreuzberg, poi andate a Monaco, vi bevete una birra in un bel pub di Monaco e ne tornate a casa felici e contenti. Sicuro che rimarrete impressionati da tutto questo. Spero di averti incuriosito con questo video su tutte le novità degli strumenti Miraphone e se ti piace clicca ai like. Vuoi iscriverti alla mia pagina Facebook? Cercami tranquillamente sul mio canale che è @youtuba.it. A presto, ciao!